il bagno delle signore a Wimbledon deve essere la toilette più elegante del mondo. Oh, oh, qualcuno la sta usando. Mettimi giù, che cosa pensi di fare? Ora Stewie, tu aiuterai papà reggendogli l'iPad mentre lui guarda la prima stagione di House of Cards. Ma dov'era la casa? La casa fatta di carte! Dai Stewie, andiamo via! Oh, 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 barcollo, mi si sono addormentate le gambe! Ah! Stewie, non sento più le gambe! Vai a chiamare aiuto! Non vedi che sono appeso alla porta, idiota! Ah! A proposito, la batteria è a meno del 5%. Ah, cacchiaccio, che botta! Per forza, tieni tutte le app aperte! Oh. Ah, figurati se arriva adesso! Meryl Streep ti ha preso a calci in c***o? No, era una donna di bassa estrazione sociale di fine 800 che... Ah! Cacchio, che portento! Quell'attrice è straordinaria! Grazie. Sta alla larga dal mio cesso. E l'Oscar va a Meryl Streep per Sta alla larga dal mio cesso. Tu non vorrai mica violentarmi, vero? Certo che non voglio violentarti. Io voglio solo farti innamorare di me. E poi vediamo quello che succede. Oh no, ma lo sai che sta già funzionando? Scusate, è il primo giorno, sto ancora imparando. Ehi, interessante quel ciondolo che porti lì. Questo è di quando ero ragazzo. È la metà di una moneta dell'amico del cuore. Sogno sempre di incontrare un giorno la persona che ha l'altra metà. Oh mio Dio, sei Cody? Oh, deve essere il surfista morto al quale l'ho tolta. Ehi, sei tutto solo? Ti vuoi divertire con ragazze super sexy? Oppure preferisci uno stallone super ciccione? Beh, cosa stai aspettando? Chiamaci subito. Mi troverai in bagno con indosso una t-shirt talmente lunga da doverla tenere tra i denti mentre pulisco. Oh, cacchioso! Ah, chissà che succede se li punto l'uno contro l'altro. Oh, porcacchio! Anche tu hai chiamato per intervenire in un talk show senza spegnere prima la radio? Ragazzi, c'è soltanto un modo per farsi ascoltare da un coreano. Usare la sua stessa musica. Ah, sì, possiamo provarci. Starà benissimo nello studio. Sono un cacciatore, ma uno stupido cacciatore. Ehi, che fa Papo laggiù con Chris? Oh, gli sta dicendo che non è più il suo figlio preferito. No! No, Papone! No, Papone! Papone! Non posso costringerlo ad attaccarti, Brian, ma se ne stampo altri, uno lo farà. Formare in un mostro come quei poveretti, glielo daremo noi il mostro, come quando Godzilla attaccò Haiti. Per la miseria,